Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su The Witcher 3 Wild Hunt. Ci apprestiamo a finire la quest Il tesoro del conte Renaud, perché effettivamente nello scorso episodio è durata davvero troppo e ho deciso di interromperla. Ora, qui dobbiamo lasciare praticamente il segnale per poi poterci incontrare con la spia. Non so se... non credo vada lasciato lino cuoio conciato. Cinghiale, ma fa sempre comodo questa roba. Ok, qua penso decisamente qui. La spia dovrebbe venire a oltremura prima di mezzanotte, quindi dobbiamo andare a oltremura a mezzanotte. Ok, siamo giunti a oltremuro e lì dovrebbe effettivamente esserci la spia. Anche se in effetti è ancora presto, dovremmo far... nascondermi e aspettare. Dove possiamo nasconderci? Buon nascondimento. Oh, scusa Geralt, a me sembra un buon posto, però effettivamente si vede dalla finestra. E mi sa l'unico posto, se non si può aprire qui, è dietro la porta, credo. Sì, infatti. Un classico, proprio. E dobbiamo aspettare fino a mezzanotte, che sono 9 ore d'attesa. Bocca al lupo, Geralt. Vuoi il tempo? Sta arrivando qualcuno. Una donna? No, qualcosa mi sfugge. Triss? How'd you know to... Ah, Dijkstra, huh? None other. I couldn't resist. Really want to see this through to the end. Perfect place for a tryst. With Triss. Mm-hmm. Ceilings collapsed, mold on the walls, mouse droppings in the corner. Lips almost pucker on their own. Che boccuccia di rosa. Allora. Stavolta speriamo che sia quello il vero... Ok, questo c'è già più l'aria da spia. Menge. Indisposed. Very indisposed. Notate che Triss si è messa dove pensavo io, non l'ha sgamata. But you're in deep. Shit right up to your nostrils. You're in deeper, I assure you. But answer our questions and we'll help you get out. The answer to each question will be the same. Sod off. You'll talk. Just a matter of time. So save us some, yourself some too, and stop acting tough. Or what? Or I'll have to hurt you. Permanently. I see you know your way around an interrogation. So do I. You're the bad one. All threats and torture. And the red one's the good one. Full of sympathy and sweet promises. That's where you're wrong. Ai. Had enough? Questa è crudeltà, eh. Devo sentire la crudeltà. Of course you can, but I'm just getting started. You must be thinking this can't possibly hurt any worse. Oh, it can. So, gonna talk? Yes! Yes! Just tell me what the fuck about! E qui abbiamo appurato che se è, bisogna farsi non bisogna mai farsi interrogare da una maga. We're looking for Dandelion. We know Menga captured him. Right. That's what this is all about. A fucking minstrel! Non credo che sia proprio la mente quella che ti corrompe, però vabbè. Get to the point. Dandelion is on Temple Isle, in the dungeon beneath the shrine. Menga's planning to execute him in Oxenfurt. Positively spectacular. Afraid you'll have to call off the show. How can we free Dandelion? Those who leave Temple Isle do so only on Menga's orders. Issued in person. Damn it. We'll find a way. I have an idea. Tell you later. Vabbè, abbiamo ottenuto quello che volevamo. Enough. We've learned everything we wanted to. Glad to hear it. Can I assume we can put this unfortunate incident behind us? Not so fast. Geralt. I know. He's seen too much. Why? I told you. I'll never...
Either he dies, or I wipe his mind. Dai, siamo gentili. Dopo quello che ha passato. It's not so bad, I promise. Peace, slay and gay. Really showed your claws today. Is that how you see it? I'd put it differently. I showed how little I differ from these bastards. Let's finish up and leave. I want to go home, bathe, and get drunk. Said you had an idea about freeing Dandelion. Yes. We know he's on the island. And he'll stay there until Manga orders him transferred to Oxenford, right? Mm-hmm. Problem is, Manga's dead. So... No one else knows that. He could have escaped the fire. He could reappear. Him or someone very, very similar. A Doppler? Mm-hmm. Your old friend Dudu Biberveld impersonated the halfling merchant. Dandelion claimed he seemed more real than the original. So much so, Vivaldi gave him a loan of several thousand crowns without batting an eye. Yeah, except Dudu's in hiding right now. Priscilla might know something, though. Fingers crossed. Listen, there's one other thing I wanted to talk about. But not here, and definitely not now. Come by later when you have a moment? I'd appreciate it. All right, we need to get out of here. Ok, quindi dobbiamo tornare da Priscilla. E la cosa, il discorso di Triss mi inquieta un pochettino, tanto per cambiare la sedia di trasporto. Comunque andiamo dalla cantastoria. Ok, eccoci qua giunti alla locanda di Priscilla. E bisogna dire che sto cercando in tutti i modi, l'ho detto prima, ma sicuramente ho tagliato, questa volta taglierò i viaggi, perché sennò il video viene troppo lungo come in precedente. Non voglio mandare avanti le storie romantiche con i personaggi femminili, semplicemente perché poi non potrei mostrarvele, altrimenti penso che mi segnalerebbero il video. Quindi tanto vale fare in modo che non accadano, piuttosto che dire ah, qui Geralt se le fa, però mi tocca nasconderlo, sorry. Vabbè, Priscilla. Geralt! Dandelion, I know where he is. Where? Dungeons on Temple Isle. That's not a nice jest. No jest, sadly. But don't worry, we'll pull him out. Triss has an idea. All we gotta do is find Dudu. So you must find Dudu in order to find Dandelion, with the aim of ultimately finding Ciri. Sounds like an awful lot of searching, but I do wish you luck. Don't have a choice. I gotta meet Horson Jr. He might know something. Ok, finalmente abbiamo completato la missione. Ah, ma perché quella che è un errore della... Sì, infatti, sulle tracce di Junior è di qua. Vai all'arena, che era uno dei posti che ci sono stati indicati come nascondiglio... No, come possibile posto dove trovare figlio di puttana Junior. Che d'ora in poi chiamerò semplicemente Junior, perché effettivamente potrei dire troppe parolacce altrimenti. E non so se anche quello mi può far segnalare il video. Ok, vamos verso l'arena. Ok, questa credo sia l'ingresso. Butta fuori, sì, effettivamente sia l'ingresso dell'arena, quindi credo. Senza considerare il fatto che il tizio indossa una maschera. Allora, pagare non mi va, anche perché non mi ricordo se 100 gold sono tanti. Lasciatemi entrare o morite non è un buon modo per entrare in un posto pieno armato, visto che è un'arena. Posso usare l'Axi, speriamo che questa volta non mi freghi. Come in. Who's in charge? Ego. I call him Hook. What the bloody hell was that? A bout of sudden sincerity. Ok, non siamo stati noi a essere bravi, è stato questo tizio a essere rimbambito. Ma vabbè, ci andiamo a incontrare questo Igor. Si dice Igor. Vabbè, citazione.
Ok. Ecco, notate tutti questi begli uomini che altrimenti avrei dovuto sconfiggere, credo. Se entravo armi spianate. Proprio facilissima la cosa. Fammi indovinare. Igor? Sì. Ah, ok, devo avvicinarmi, credo. Ok, dal podio. I need work. What can you do? Good with a sword. Wouldn't scoff at working as protection. And who here would you protect? Proviamo, diciamo, vogliamo fare il buttafuori o non lo portiamo subito in alto? Vabbè, effettivamente siamo un Witcher, non saremmo venuti qui a fare una cosa da niente. Orson Jr.'s made a load of enemies. I know that much. Maybe I can be of use. Junior can take care of himself. You needn't fret about him. But I can't help wonder how you know this place belongs to him. Heard it does, that's all. Forget you heard of Junior. Keep Elfie. That's my advice. Fine. All in all, don't really care who I'm gonna protect. Just looking for work. Crowds can spin out of control. Somebody's gotta keep the peace. Claim any kind of experience? Done my share of fighting. Wouldn't carry a sword if I didn't know how to use it. Have you killed humans? Sometimes. Why not come out and say you're a Witcher? It's plain to see. Not looking for any monster contracts. Need a regular job for a while. I'll have to test you. I want to see how you manage in a fight, if you can fight at all. You shall fight in the arena, survive three bouts, and I'll put you to work. Penso che ci posso tranquillamente stare. Va bene. Set me up. Already have. Shall we start right away, or do you need time to prepare? Always prepared. Excellent. Let's see what you're worth. Remember, you fight to the death. The crowd doesn't take kindly to those who spare their foes. Let's do this. Ok, adesso che il discorso è finito, avete notato la splendida dentatura di Igor? Ready your purses. Betting is open. Quello penso che sia il nostro contendente, quindi. Ok. Mi fa quasi pena. Gustav. Ok, dovevo rimettere gli inni. Ok. E abbiamo ucciso il primo. Non l'avrei risparmiato in realtà, però mi hanno fatto ben capire che non sarebbe ben. Probabilmente mi sarei inimicato un pochettino la folla e francamente voglio farmi diffidare di me, quindi non è la maniera più intelligente di farlo, inimicandomi, no? Oh, c'è stato un piccolo glitch grafico, penso l'abbiate notato, però. Ok. E brucia. Ah, ligni. La giornata non inizia bene senza un buon ligni. Ok. Pesce essiccato. Certamente ho sconfitto tutti per il pesce essiccato. Prossimo combattimento. Le bestie. Saranno cani? No, decisamente non è un cane. Allora, io vorrei iniziare una viverna. Ne ho affrontata già una cercando gli equipaggiamenti che sto indossando, tra l'altro, le ricerche della scuola di Grifone. Ok, allora, credo di star tranquillo contro la viverna, perché non dovrebbe essere un grosso problema, anche perché posso far così. Mi ha fregato. Mi sono fatto fregare da una viverna. Ah, fa male, eh. È morta anche la viverna. E abbiamo anche aggiornato la voce del nostro bestiario. E mi va abbastanza bene. Freghiamoci tutto, così che diventa una cosa anche positiva per noi. Abbiamo finito, erano tre scontri, no? Buh, ho ucciso tutti! Questi sono scemi. Che devo fare di più?
Forse devo cercare di fare la... ripetere la bestia. E questi dove cacchio? Ok. Una è morta. La seconda gli ho dato fuoco e forse riesco a sconfiggerla. Infatti, prima che faccia casino. Freghiamoci tutto. Questo stiamo già al quarto scontro, quindi già ci stanno fregando, è parecchio. Che chiamo Boris? Dove sta Igor? Sto a circa il 60% della vita, non mi... non so quanto posso essere tranquillo in questo momento. Anche perché non capisco... ecco, che cosa cavolo è? Un orso? Igor, Boris. Oh, magari riesco a sfruttare un pochettino la situazione. Ecco, bravo Boris, brucia. Brucia piccoletto. Perfetto. Mi sta andando abbastanza bene con l'inni, effettivamente. Gli animali tendono a rimanere parecchio bloccati. È morto Boris? Che peccato. Pelle dolce e carne cruda. Avete altro? Spero di no, però. Ok, credo di no. Abbiamo finito. Credo che abbiamo dato prova delle nostre capacità. Bravo! Plowing Scragdum Farrah. Tell me a true bruise had come to the arena. Would you believe it? They were right. Non chiedo chi sei perché credo di aver capito che sia già figlio di puttana Junior. Thanks. Cyprian Wiley, known the most as Whoreson Junior, appreciates good handiwork. Well, we've not had enough. Now, Cleaver's dwarves are in the sewers. They've slaughtered the guards. Don't stand there like a sodden prick at a wedding. Muster the men and get out those magics. Edward, someone please kill the blasted witcher. Ti pareva? Comunque, contando che avevano detto che il... che Mannaia ci avrebbe impiegato davvero tanto, tutto sommato non è che ci ha messo così tanto a trovarli. Ok. Di nuovo in arena. Non vedo dove sono i nemici. Poi qui decisamente finché state tutti belli vicini io abuso del... Oh Igor, sei venuto di persona. Che cacchio mi ha colpito? Ah, c'è anche il cane di Igor, che abbiamo visto già prima, il cagnolino molto simpatico, che è morto. Ok, gli umani tendo ad essere un po' più problematici. Magari li combino adesso. Ok, ok, mi combinano loro. Quanta cacchio di vita ha Igor? O Igor, come preferite. Dai. Io volevo togliermi dalle scatole prima l'altro perché... Ok. Dovresti essere praticamente virtualmente morto, Igor. E infatti sei morto. Chiave di Igor. Spade, niente di che. Ora. Qui si è aperta una porta, vediamo un po', che conduce da nessuna parte. Poi, esploriamole tutte, va almeno. Così non ci assicuriamo. Cioè, esploriamole, cerchiamo un'uscita più che altro. Nada. Qui anche mi sembra tutto chiuso. Infatti. E allora credo che sia solo la via da cui sono arrivati loro. Quella che è rimasta
Ah, lì c'è una porta e la vedo. Qua qualcos'altro? No, decisamente no. No, oh. Floor is worn by a moving door. Something behind this wall. Interesting. Interesting. Ok, che figata. Io che sto andando subito dall'altra parte. E cosa c'è qui? Fiala, non ci facciamo niente però. Vecchia pelle, fiala, 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 bottiglia d'acqua. Guanti da maestro d'ascia, va bene. Lettera misteriosa, corone. Finito di prendere tutto? No. Ora finito di prendere tutto. Anche se non era quello che speravo, non è una via di uscita questa. Anche se in effetti non aveva molto senso avere una via di uscita fatta in quel modo. Ho appena visto una cosa immensa. Ah no, era solo la luce normale. Ok. Qui non si può andare, quindi la mia è soltanto quella più ovvia di qua. Vediamo un po' cosa c'è qua. Credo niente di che. Bottiglia d'acqua. Posso aprire veramente uno spaccio, così, eh. Allora, di qua c'è la cosa. Oh! Ora posso dire nani con l'ascia. Oh, perché vedo qualcosa sbrilluccicare lì sopra? Messaggio di Igor, anello d'oro. Preso tutto? Sì. Continuiamo a esplorare. Oh, i nani mi fanno problemi, non credo. Perché mi indica di qua? Ah. Chissà se facendo così ottengo punti esperienza. A parte qui l'esperienza per l'uccisione dei nemici è praticamente niente. È più quest eccentrico il sale di livello. Non so cosa qui vicino, se è sfracellato qualcosa per terra. Ok, siamo fuori. E cos'altro ci rimane da... Leggi la lettera... È vero che abbiamo una lettera che abbiamo ottenuto prima. Sono abbastanza lontano da poterla leggere. Stando tranquillo. Oggetti missione. Messaggi di Igor. Dato che recentemente ci sono state alcune incomprensioni sugli oggetti di valore, ed è stato sparso del sangue senza uno straccio di buona ragione, voglio assicurarti, il denaro è al sicuro nella cassaforte. L'idiota che ha detto che era sparito stava cercando nel posto sbagliato. Imbocca il corridoio che dal livello superiore corrisponde all'arena. Poi volta le spalle alla grata e guarda il muro davanti a te. Se occhi per vedere. Ok, credo che questo qua sia il posto che ho trovato invece. Lettera misteriosa. Re Radovid non è affatto soddisfatto. Doveva liberarti degli altri quattro grandi. Invece sono ancora vivi. Hanno scoperto il ruolo del tentato omicidio. Non doveva andare così. Per ora nasconditi nel posto che ti verrà indicato dall'autore di questa lettera e non farti notare. Il re spera che l'animosità dei quattro grandi riuscirà laddove tu hai fallito in maniera tanto modesta. M. Sono un po' perplesso. Ah, devo riandare da Dijkstra. Ok, siamo di nuovo alle terme del conte Renaud e penso che possiamo effettivamente soddisfarlo dicendogli qualche intrigo politico che ancora lui non sapeva. Eccolo qua. Got a minute? I do. What do you want? Wiley, Horson Jr. He's working with Radovid. Huh? If this is reliable information, Horson's neck deep in shit. Source seems reliable. It would certainly explain how he had the nerve to break with the Big Four. Need someone who can get me in to see Junior. You must still have some contacts among the Redanians. I don't, but you do. Enlighten me. Temerian, former commander of the Blue Stripes. Ring a bell? Vernon Roach. He's holed up with his men in a camp near Oxenford. Pay him a visit. You're sure to cheer him up at least. Ok, abbiamo, come posso dire, una pista migliore. Oh, salve signorina.
e notare l'eunuco che sta lì alla fissa. Comunque, e io direi praticamente di andare a parlare con Vernon Roche. Per chi ha giocato The Witcher 2 se lo dovrebbe ricordare, è un personaggio abbastanza importante lì, e poi possiamo chiudere l'episodio. O forse è meglio chiuderlo adesso. Sì, effettivamente lo chiudo adesso e poi vado a parlare con Roche nel prossimo episodio. Quindi ragazzi, per questo episodio è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!